Questo è l'inno degli Ultravox su Radio Capital e, come vi ho detto più o meno un'oretta fa, sono veramente molto contenta di condividere con voi un nuovo libro su David Bowie, però diverso dal solito, perché ci viene raccontato attraverso i suoi libri preferiti, attraverso 100 titoli. Io immagino che probabilmente nella sua vita Bowie abbia letto e preferito molto più di 100 libri, però intanto chi si accontenta gode, questo è poco ma sicuro, quindi facciamoceli andare bene. Al telefono con me Flavia Capone, la founder di letturemetropolitane.it. Flavia, buona domenica, ciao. Eccomi, ciao. Sono allora, molto emozionata. Particolarissimo. Si intitola appunto il Book Club di David Bowie, i 100 libri che hanno cambiato la vita di una leggenda. L'ha scritto John O'Connell e ci sono le illustrazioni adorabili di Louis Padin, pubblicato da Black Edizioni. Come tu dicevi, David Bowie è uno che leggeva tantissimo, cioè veramente tanto. Ci sono degli aneddoti che per esempio lo descrivono sul set dell'Uomo che cadde sulla Terra nel 72 con una roulotte piena di libri. E nel 2013 c'è stata poi una mostra molto importante che è arrivata anche in Italia su David Bowie, e in quell'occasione è stata pubblicata la lista dei 100 volumi più influenti, diciamo, per Bowie, ma sia dal punto di vista del gusto ma anche proprio della sua poi produzione artistica. E questo libro li raccoglie con delle recensioni, e anche una cosa molto carina: alla fine di ogni recensione c'è un leggilo mentre ascolti, quindi un consiglio musicale, e un se ti è piaciuto leggi anche, quindi un altro consiglio. E quindi i libri diventano tantissimi, cioè sono 200 libri più 100 canzoni. Che meraviglia. David Bowie, io insomma devo dire che lo amo particolarmente e spesso mi trovo a raccontare, no, le gesta anche incredibili della sua vita, però lui era sempre, ha sempre avuto il terrore fondamentalmente di diventare pazzo come il fratello Terry, che era schizofrenico e che poi a un certo punto decise di togliersi la vita sotto un treno, e lui pensava che attraverso i libri, attraverso la scrittura, potesse rimanere da una parte radicato, no, nel terreno e quindi proprio nella sua vita di tutti i giorni, e capire che non c'era quella possibilità perché lui non aveva quel tipo di malattia. Dall'altra parte però i libri gli offrivano, no, quell'ispirazione per andare avanti con il suo personaggio e non con la persona. Quindi devo dire che il valore che dà al libro, all'oggetto libro David Bowie, è immenso e mi commuove. Pensa, esatto, a proposito di commovente e anche di questa figura del fratello, dell'astro Terry, molti dei libri che lui cita all'interno di questa lista sono stati prestati o regalati proprio da questo fratello. Per esempio Sulla strada di Kerouac, per la prima volta l'ha letto proprio dopo un prestito di questo fratello, al quale lui evidentemente poi, nonostante ne fosse spaventato, teneva molto. E ci sono veramente libri di qualsiasi tipo, qualsiasi genere. C'è anche Dante, sì, con la Divina Commedia. Sì, c'è anche Dante, poi c'è anche Omero con l'Iliade. C'è anche Fran Lebowitz, che non so magari se avete visto questo documentario di Scorsese che c'è adesso in streaming, proprio su questa donna veramente molto pungente, che aveva scritto Metropolitan Life, che sono una serie di appunto di suoi editoriali, e lui lo amava molto. E ce ne sono tanti, insomma, dei classici, c'è Camus, c'è Orwell, c'è Lolita, così anche per citarne uno che magari non abbiamo letto però abbiamo visto al cinema, comunque abbiamo poi ribeccato in televisione. Secondo me è una lettura interessante perché è una lettura nella lettura, e poi è un ennesimo modo nuovo rispetto al solito anche per scoprire qualcosa in più proprio su David Bowie. Dunque, il Book Club di David Bowie, i 100 libri che hanno cambiato la vita di una leggenda. John O'Connell è colui che si è occupato della stesura di questa lista meravigliosa. Cos'è? Black Edizioni, giusto? Black Edizioni, perfetto. Invece tu sei Flavia Capone, la mamma di letturemetropolitane.it, una piattaforma che dovete avere proprio a portata di click tutti i giorni perché è cosa buona e giusta. Flavia, buona domenica sera per quel che resta e grazie mille. Ciao. Grazie a te. Ciao. Ciao. Capital Underground.